Cioè, guardate che forte qua. Allora, questa è praticamente la strada che devo fare per arrivare poi alla mia spiaggia. E questa è la vista bellissima, che c'è la scogliera con il castello, e poi appunto tutta la spiaggia. Qua ho messo sto, cos'è, un delfino mi sembra. E nulla, è bellissima perché rimane in ombra al pomeriggio e quindi è davvero molto molto comoda. Bellissimo, bellissimo. Sono qua al tramonto. Pensate che io qua a Finale Ligure sono venuta per tanti anni, quando avevo tipo dagli 8 ai 10, 11 anni così, e qui c'era un hotel una volta, praticamente là c'era un hotel che adesso non c'è più e noi alloggiavamo là e io venivo sempre qua, tipo quando c'era la pausa magari cioè magari in mezzo al pranzo uscivo, venivo qua e su questo lungomare qua, su questo molo qua, cioè io mi ricordo che avevo fatto una scritta, adesso appena si libera il posto vado a vedere se il mercato c'è ancora, sarebbe top. Guardate che bello, fantastico, è bellissimo perché ovviamente sta venendo il tramonto, quindi wow, poi l'acqua è così calma che è bellissimo. Anche di qua niente male, guardate. Essere in spiaggia alle 7 di sera è fantastico. Pochissima gente perché sono già andati via e si sta benissimo. Wow. Ma ce n'è tantissime di papere. Madonna, sono tantissime! Guardate quante! Thank you.
Buonasera, sono le 9 più o meno di sera e non esco. Non esco perché sono stanca. Volevo uscire, fare un bel giro perché mi piace comunque anche la sera, però sono stanca, quindi no, non esco. Ho cenato in camera con una focaccia ripiena e poi ho preso una macedonia di frutta, di quelle confezionate fresche, però diciamo molto buona. E nulla, purtroppo il caldo di oggi mi ha fatto venire un mal di testa che non passa con niente, quindi ho già preso una bustina, ma non mi ha fatto niente praticamente. E nulla, devo fare i complimenti comunque a questo hotel perché è veramente ben strutturato. Io ci sono stata in parecchi hotel e devo dire che molte volte hanno delle pecche micidiali, tipo che non hanno la presa vicino al letto, cosa scomodissima, oppure non hanno il frigo in camera, altra cosa. Boh, che secondo me dovrebbero avere tutti. Invece questo hotel mi sta piacendo un sacco per questa comodità. C'ha il frigo qua che è abbastanza grande, rinfresca un sacco, quindi anche le bibite le puoi tenere al fresco, senza problemi. Infatti sto bevendo un sacco di acqua perché l'acqua fresca è molto buona e poi con questo caldo bisogna bere. Io di solito bevo poco, quindi invece con questo caldo bevo proprio un sacco. E quindi è comodissimo. E poi ha la presa vicino al letto, la luce, tutto, insomma, è proprio ben fatto. Quindi complimenti a chi ha fatto queste camere perché sono molto comode. C'è un'aria condizionata, quindi si sta benissimo. Adesso ci sono 26 gradi e mezzo e continuo ad andare. Però il letto è spostato, diciamo, da questa parte. Qua c'è l'aria condizionata, da questa parte c'è il letto, quindi non ti prende neanche, diciamo, proprio addosso, ed è perfetto anche quello qui. E c'ho anche il balcone lì dietro. Magari dopo ve lo faccio vedere, anche se la vista non è niente di che, perché dà su altre case. Nulla, io finisco qua questo vlog, vado a struccarmi, non si vede più niente perché ho fatto la doccia, però dovrei avere un minimo di trucco. E nulla, ho malissimo anche alle spalle. Io non so se è la borsa pesante del mare o l'aria condizionata, probabilmente, perché non fa bene, però si muore senza. E nulla, finisco qua questo mio primo vlog, che sarà un po' così a casaccio. Intanto mi è scrocchiato il dito, ma vabbè, sarà un po' così a casaccio, me ne sono accorta, però abbiate pazienza, dai, è un vlog un po' così, sono i primi giorni. Vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ah già, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e lasciatemi un like e un mi piace. Ciao!